Siamo arrivati ieri, aspettiamo le persone adesso, però ieri abbiamo già portato tantissima roba sul pullman, diventato un camion quasi. Abbiamo scaricato stamattina il pullman, tanti volontari, polacchi, addirittura un irlandese c'era. E adesso aspettiamo i nostri organizzatori responsabili che portano sta gente sul pullman e finalmente torneranno cioè arriveranno in Italia. Molti di loro probabilmente non l'hanno mai vista e troveranno una nuova vita, speriamo migliore, con un po' di speranza. E da dove venite? Noi veniamo da Cuneo, dal Piemonte, e li porteremo a Cuneo, a casa nostra, sperando che, appunto, quello che mi ripeto, quello che ho detto prima, che troveranno una speranza lì, e molti di loro vorranno anche tornare indietro. Di quello che abbiamo capito, non staranno per sempre in Italia, però gli diamo una mano come possiamo, anzi qui sono tutte le enti statali, quindi avranno molta più sicurezza e certezza in tutto quello che succederà da adesso in poi. È la prima volta che venite? È la prima volta che veniamo adesso, loro saranno praticamente queste persone, questi rifugiati, ma è brutto dire rifugiati, ma persone che sono umani e gente per bene come noi. E sono i primi che arriveranno in Piemonte dalla Polonia, da questo passaggio con l'Ucraina, in questa zona dove ci troviamo adesso. E primi rifugiati ucraini che arrivano in Cuneo, in Piemonte. Buon viaggio a voi. Anche Che un po' di orgoglio, diciamo, su questa. cosa? Abbiamo anche un po' di orgoglio su questa cosa qua, che facciamo una cosa abbastanza importante. Quindi speriamo che saremo artefici anche noi, così piccoli come siamo, due autisti, io e il mio collega, per portarli in un posto migliore.